Il ministro del Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna apre l'incontro ospitato dall'Unione Industriale di Salerno fornendo il dato degli investimenti previsti per il mezzogiorno del paese. Per un ammontare pari a oltre 210 miliardi di euro, a cui bisogna aggiungere altri 9,4 miliardi di euro che sono stati approvati in un decreto all'esame del Consiglio dei Ministri della scorsa settimana per completare l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Quindi parliamo veramente di una quota importante di fondi che arriveranno al sud da qui al 2030. A spiegare la ricaduta che avranno questi fondi per la provincia di Salerno, l'onorevole Gigi Casciello, consigliere del ministro Carfagna. Per la provincia di Salerno saranno interventi per il porto, per l'area di Battipaglia, per le aree del ZES, che attenzione, fino ad ora sono rimaste sulla carta, ma con la riforma strutturale, grazie al ministro Carfagna, avremo dei commissari che potranno autorizzare progetti che avranno funzioni e ruolo commissariali che fino ad ora non erano previsti. 50 milioni per la zona economica speciale di Salerno e poi pioggia di milioni per l'interporto di Battipaglia, l'area portuale di Salerno città, per Porta Ovest, per l'alta velocità con la realizzazione di un hub a buon abitacolo per il sud della provincia. Il piano di ripresa e resilienza è un'opportunità unica da non sciupare, dice il presidente di Confindustria Salerno, Antonio Ferraioli. Il piano di ripresa e resilienza è un'occasione importante, non credo che sia la panacea di tutti i mali, nel senso che bisognerà avere anche la capacità poi di spendere questi fondi in tempi rapidi, quindi sarà anche necessario ed importante avere le necessarie riforme che consentono di avere una capacità di spesa che anche in passato non è che sia stato molto brillante. Ma noi auspichiamo, innanzitutto, per le grandi opere infrastrutturali sono sicuramente importanti perché consentono di avere uno sviluppo territoriale significativo e poi auspichiamo che ci sia anche un'attenzione a quello che noi chiamiamo ultimo miglio, cioè quindi la possibilità di collegare sia le zone costiere che le zone interne a queste grandi infrastrutture per poterle rendere fruibili e quindi avere effettivamente un impatto sullo sviluppo.